riflessioni camminando, che uno pensa sempre meglio camminando. Riflessione numero uno: quando si dice cripto vuol dire così tante cose, sai, parla di Bitcoin, ma Bitcoin è un pezzettino di questo universo. C'è tutto il mondo NFT, che per me ad esempio è il mondo più interessante in questo momento. Farò delle cose nel mondo NFT, mi interessa tantissimo l'evoluzione di tutta la parte della tua proprietà intellettuale che puoi mettere in NFT, quindi questa è una cosa carina. Scusate, c'è un sole pazzesco perché in Inghilterra sole. Ce l'abbiamo 3 volte all'anno, ma quando c'è, picchia. Numero due, ogni giorno ci sono notizie belle incredibili. Cioè, allora, ieri ho visto la notizia di Sorare che ha preso un round da 600 e passa milioni, valutazione 4 miliardi. Poi ho visto Deso, che è fatto dal fondatore di BigCloud, che ha preso 200 milioni. La lista degli investitori è incredibile, sono dentro tutti, tutti, tutti. E ogni giorno è così. Considerazione numero 3, collegata, è che se tu guardi la percentuale di sviluppatori, talenti, personaggi in gamba che stanno facendo progetti nel mondo cripto, è infinita. Tutti. Cioè, sono tutti dentro. Proprio perché cripto in realtà è fuorviante, richiama sempre la speculazione. Poi, se uno dice Bitcoin, ah, allora no, la truffa oppure il massimalista, non si riesce, cazzo, a ragionarci in un modo tranquillo, no? Da dire, oh, questa roba qua tocca tutto, tutti i settori. È come se uno dicesse, ma internet riguarda soltanto quelli che vendono piante. Ma no, cazzo, riguarda tutti i settori e ha talmente tanti livelli di potenziale approfondimento che è impressionante. Allora, in questa situazione qua, lasciamo perdere le previsioni sul prezzo del Bitcoin, il valore Bitcoin, ognuno la spara a bomba a modo suo. Stiamo coi piedoni piantati per capire se è un mondo interessante o no. Sì, la risposta è sì. È un mondo straordinariamente interessante, su cui puntano tutti. Non ce n'è uno che io conosca, delle persone che stimo, che ti dica, ah, no, cagata. No, no, no. Cioè, tutti dentro. Si va in questa direzione. Allora, uno spauracchio è, sì, però la regolamentazione, perché poi Bitcoin lo chiudono oppure c'è una regolamentazione pazzesca. A parte che, ripeto, è un argomento, no? Se io, facciamo un esempio, faccio un NFT, come ho visto un podcast di recente fare, che se lo compri ti dà la possibilità di avere una visibilità di 5 minuti, 10 minuti, 3 minuti, 30 secondi all'interno di un mio video, come fosse una vendita di uno spazio pubblicitario, no? Però lo fai con un NFT. Cioè, qual è il problema? Qual è il problema di regolamentazione? Una volta che le regole sono chiare e tu acquisti un prodotto o un servizio, ne sei tutelato, cioè non c'è nessun problema, è solo una modalità, no? Che però in quel caso, se ci pensiamo, è completamente diverso vendere uno spazio pubblicitario in modo normale o con un NFT, perché se io te lo vendo con un NFT, a parte che la dovrei fare sta roba, cosa dite? Lo faccio. Se te lo vendo con un NFT è molto più figo, perché tu compri uno spazio di tempo di 3 minuti e sai che puoi avere visibilità, chiaramente secondo delle linee guida che il podcast di turno ti dirà. Io ti dico, ecco, non puoi parlare di questi argomenti e non puoi venire a, non so, insultare, devi comportarti in modo legale e etico. Ma una volta che rispetti le linee guida, tu hai uno spazio pubblicitario all'interno di un posto. Lo puoi usare subito o magari puoi decidere di usarlo dopo, perché dici, ah, aspetta, ma Montemagno, guarda che sta crescendo di botto. E quindi questo diritto che ho comprato di visibilità me lo gioco magari tra 2 anni. E sai cosa? Tra 2 anni magari non me lo gioco neanche io, ma lo rivendo. Quindi tu in automatico vai sull'OpenSea di turno e ti rivendi il tuo NFT. Magari l'hai pagato 10K, 20.000 euro, 3.000 euro, 100 lire, 2 cioccolì, e tra 2 anni, cazzo, vale molto di più perché quel podcast, quel creatore di video è cresciuto nel tempo, quel media è cresciuto nel tempo. Allo stesso modo, magari te utilizzi questa strategia speculativa, rischi magari che invece quel podcast floppa e tu hai perso il grano, no? Oppure semplicemente lo utilizzi. Quindi questa è una possibilità. Poi uno potrebbe dire, sempre questo discorso NFT, se lo rivendi, io creatore di contenuti, col mio smart contrattino, ho una percentuale, 5-10%, quella che decido io, ogni volta che viene rivenduto sto diritto. Insomma, è interessante. E la regolamentazione, come vedete, una volta che è un'attività commerciale, no? Anche molto semplice, il problema non si pone. Quindi questo è l'aspetto numero uno. Aspetto numero due, comunque, sul tema più cripto, Bitcoin, più finanziario, se andate a vedere lui, Gensler, ex MIT, professore all'MIT, adesso a capo della SEC, io ho visto un'intervista ieri, aggiornata al, non so, che siamo 22 settembre, 21 settembre. Ed è uno che ovviamente dice: io voglio includere questo mondo qua, e deve essere dentro agli strumenti di protezione finanziaria del consumatore. Peraltro è ovvio che andrà a regolamentare ancora di più. Oh, non è che il mondo cripto non sia regolamentato, c'è un sacco di sparlafus, truffe.
scam clamorosi, ok? Però ha tutta una serie di regolamentazioni anche molto stringenti. Non è che Coinbase non sia regolamentata. Smettiamola con l'idea che sia far west totale. Dipende di che cosa stiamo parlando. Però il Gensler di turno non vuole neanche avere la patata bollente addosso, che poi è colpa sua. Ah, ma c'è stata la truffa dei prestiti, perché uno può, oggi lo sapete, avere un prestito in automatico su BlockFi, per dire, dove metto a disposizione le mie cripto come collateral e ho un prestito in automatico. Tipicamente ho il 50% del valore che ho messo a protezione. Se scoppia un casino su quello e la SEC non ha neanche pensato di regolamentare, è chiaro che poi la sua poltrona salta. Per cui ha tutto l'interesse a regolamentare il prima possibile. Così da dire, oh, io il mio l'ho fatto. Se c'è un casino, sono stato bravo, ho fatto i compiti a casa. Regolamenteranno? Sì. Chiuderanno? Cioè, si arriverà al punto di dire, ah, però chiudiamo Bitcoin. Lasciamo da parte gli aspetti tecnici. Non sono in grado di entrare nel merito tecnico. Sono un osservatore, un banale osservatore dall'esterno appassionato. Per cui chiedete ai blockchainari in ascolto più capaci di me. Però da un punto di vista macro, se uno segue i soldi, ci sono talmente tanti investimenti, talmente tante persone, talmente tanti soggetti coinvolti che la chiusura è alquanto improbabile, mettiamola così. Tutto può succedere nella vita, no? Però è alquanto improbabile, perché significa che vai a danneggiare un'enorme fetta di interessi di tantissimi soggetti. Consideriamo che poi JP Morgan e compagnia sono tutti dentro, o saltano tutti dentro o sono già dentro. Quindi tema oggi è regolamentare. C'ho la salita, cazzo. Regolamentare e dar tempo a tutti i vari soggettoni che al solito guadagnano nel mondo finanziario di crearsi i loro portafogli, di avere una posizione dominante anche lì, e a quel punto, come sempre succede in questi casi, avanti tutto, insomma. L'altro aspetto è che c'è una tassazione che interessa giustamente i governi, giustamente o ingiustamente, dipende da che punto di vista lo guardiamo, però i governi vogliono tassare. Però sai, una volta che tu vai a tassare gli exchange principali, i soggetti principali, le categorie principali, i punti d'accesso, diciamo, tu hai risolto probabilmente il 90% del problema, ecco. Capital gains, altro discorso, però c'è già questo. Quindi una volta che hanno queste tutele, basta, è un mondo che va avanti. Poi la Cina chiude, ecco, e niente, non si può fare mining in Cina. Ha ragione Michael Saylor, cioè uno non può guardare quello che fa la Cina per decidere se una tecnologia va bene o meno, perché se no dici, allora Google non lo faccio, non so, cioè non faccio niente. Quindi non guardo mai anch'io quei paesi lì, guardo tutto il resto del mondo. Andanci, questa salita finale che mi ammazza. Fatemi sapere la vostra opinione su questo mondo cripto. Interessante, bisogna capirci tutti di più con umiltà. È senz'altro interessante. Un abbraccio.